Salve a tutti amici e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto tantissimi nei commenti. Vi mostro quello che mi porto dietro, quello che mi porto sempre dietro nella mia borsetta del primo soccorso. E questa borsetta l'ho presa a Decathlon, però ovviamente dentro ci sono tutte altre cose, nel senso ho utilizzato questo come borsetta. Ovviamente si può utilizzare un qualsiasi beauty case, un qualsiasi astuccio, quello che vi pare. L'importante è che avete dietro un qualcosa che vi possa aiutare in caso di bisogno. Ma iniziamo subito. Allora, parto dal presupposto che io sono un infermiere, quindi ci saranno alcune cose che vi sconsiglio, nel senso non portatevi dietro materiale che non potete usare o che non dovreste usare, perché potrebbe essere controproducente, potrebbe anzi portarvi anche a peggiorare la situazione vostra o ancora peggio peggiorare la situazione di qualcun altro magari. Però allora, ok, tanto io non sono un bello spettacolo, basta che vedete la borsetta. Ok, allora iniziamo subito. Questa è una borsetta che mi porto dietro quando faccio un'uscita o con il cane o di più giorni a piedi da solo. Anche quando ho fatto il giro del lago di Bolsena, di cui trovate un video qui sulla vostra destra, avevo questa borsetta con me. Però in genere quando faccio un'uscita di un paio d'ore non ce l'ho, non me la porto dietro. Iniziamo subito con una delle cose che vi consiglio, una delle cose più importanti è la vasellina. La vasellina ha tanti scopi. Oh my God! Non mi fraintendete. E si utilizza per evitare le vesciche al piede prima di partire. Massaggiate il piede con un po' di vasellina e poi infilate la calza. Serve tantissimo anche quando si fanno tanti chilometri. Se mettete un po' di vasellina all'inguine, funziona anche da crema antifrizione, senza acquistarne quelle costose che costano 14 euro, 18 euro, visto, mentre questo tubicino costa in farmacia 2,50 euro. È veramente da consigliare. Poi ci sono persone che non hanno problema di sfregamento delle gambe o dell'inguine e va bene. Io lo devo mettere quando faccio più di 30-40 km. Poi un altro must sono i Compid. È vero, sono cari, perché all'incirca costa un euro. Si può anche utilizzare una garza e un cerotto, ma sì, io preferisco avere queste con me, ce l'ho sempre dietro. Le uso anche per prevenire quando so che faccio tanti chilometri e penso che la scarpa sia un pochino più larga o che sento che c'è quel doloretto tipico della vescica, allora lo metto, festa finita. Poi cosa abbiamo? Ah, vi faccio vedere una delle cose che non dovete avere con voi, a meno che non siete medici o comunque dei sanitari e potete assumervi la responsabilità di quello che fate. Questo è il cortisone e in fiale. Questo me lo porto con me quando esco con il cane, quando esco con Iago, perché se una vipera dovesse morderlo, con questo gli posso salvare la vita, perché il cortisone viene utilizzato nel morso di vipera. Anche se una vipera dovesse mozzicare a me, si usa solo il cortisone. Però ripeto, per poter utilizzare queste cose bisogna essere dei sanitari, bisogna sapere quello che si fa, perché con un intramuscolo, e ora vabbè, il cortisone se va in vena non succede niente, ma con un intramuscolo si può anche uccidere una persona se vi dice proprio male male male. Lasciate perdere, era solo per mostrarvi che si può fare. Io porto con me due siringhe e va bene. Poi qui ci sono delle garze sterili, pacchettini. Questi sono comodi, questo è il materiale che uso più di tutti, perché si utilizza per tutto, no? Se per asciugare una vescica, perché di questo ho fatto un video, vi metto qui il link, come trattare le vesciche, come prevenirle anche. Garze sterili importantissimi. Ops. Qui ci sono delle garzette imbevute di disinfettante per fare l'intramuscolo, l'endovenosa, se dovesse essere necessario. Questo cos'è? Anche questa è una garzetta sterile. Cerotti, cerottini vari. Questa è una benda, in caso di lesione, di necessità, si possono utilizzare le garze sterili con la benda e il cerottino per fermarlo. Una benda bisogna avercela, poi non pesa tanto.
gli aghi di siringa, questi li utilizzo per le vesciche. Guardatevi quel video, mi raccomando, non fate cavolate, perché anche l'ospitalero più gentile in genere consiglia di utilizzare ago e filo, ma nel dopoguerra si utilizzava questa tecnica, ve lo sconsiglio, andatevi a guardare il video e vi mostro il perché mi porto con me gli aghi sterili. Tachipirina è un antipiretico, questo serve in situazioni di febbre, ma anche è un mio rilassante. Ragazzi, anche sui farmaci, no? Non si può consigliare di portare un farmaco più di un altro, vabbè. Dovesse esserci la febbre, la tachipirina l'abbassa, ma prima di acquistare la tachipirina, un qualsiasi farmaco, chiedete, sentite il vostro medico. Questa comunque è tachipirina da 1000, quindi c'è anche bisogno di una ricetta da parte del medico. Moment, io utilizzo Moment quando ho mal di testa, è il farmaco che funziona, che mi funziona meglio di tutti, quindi ce l'ho sempre con me. Poi ho il Brufen, che è la stessa cosa, è il Moment Pro da 600, questo lo utilizzo invece quando ho dolori più severi, che ne so, dolori articolari o quando ho un qualche problema. Sì, è un antinfiammatorio, non è per la febbre. Ah, ce l'ho anche un altro, sì, sempre il Brufen, forse è anche scaduto. No, strano. Un altro ago, questo è un reduce del Cammino di Santiago. Cerotti, questi sono indispensabili, questi servono per tantissime cose. Anche uno basta, non so perché ce ne ho due. Poi abbiamo le forbicette, guanti, dovessi aiutare qualcuno. Ho due pinzette per togliere le zecche. E non mi è mai capitato personalmente durante il Cammino di Santiago di incontrare, di vedere dei parassiti negli ostelli, ma mi hanno inviato delle foto dove mostravano chiaramente delle zecche o dei altri parassiti che erano nascosti nel materasso. Quindi con questo si prende la zecca dal becco, diciamo, e girando si stacca dalla pelle. Poi abbiamo un paio di pinzette. Dovesse infilarsi, che ne so, una scheggia di legno o un altro motivo, anche se volete farvi le sopracciglia, avete le pinzette. Abbiamo quasi finito e c'è il filo e non vedo il lago, forse l'ho perso. Questo non è assolutamente, ripeto, non bucatevi le vesciche con ago e filo, è controproducente e anche pericoloso. Questo serve soltanto per ammendare i calzini, perché di sicuro vi si bucheranno prima o poi, è un must. Me lo sono dovuto fare imprestare durante il Cammino di Santiago perché non ne avevo con me, e da allora me lo porto sempre dietro. Così. Sono comunque tagliato? No. I più attenti di voi hanno notato che non ho con me nessun tipo di disinfettante per due motivi. Uno è che non saprei quale prendere, perché ogni disinfettante ha la sua funzione, e non utilizzate uno per fare tutto, perché anche lì vi fate del male o sbagliate. Non saprei se portarmi dietro il Betadine, che è veramente utile e molto polivalente, ma non è come la clorixidina, come un disinfettante a base di clorixidina, o come possiamo anche inserirci l'acqua ossigenata, che comunque, per esempio, io utilizzo volentieri, anche se so benissimo che è stata bandita che della maggior parte degli ospedali non si deve più utilizzare per vari motivi. Possiamo metterci anche la fisiologica, perché pulendo la ferita potrebbe essere considerato un disinfettante. Niente di tutto ciò, perché peserebbe troppo portarsi dietro una bottiglietta di tutto. Quindi vi consiglio di sciacquare, in caso di lesione, in caso di una lesione lacero-contusa, di sciacquarvi la ferita con l'acqua chiara, l'acqua pulita, l'acqua che vi portate dietro per bere, quella comunque è un liquido che abbiamo sempre con noi ed è potabile e pulita, e coprite la ferita con delle garze possibilmente sterili fino ad arrivare all'albergo, fino ad arrivare al primo pronto soccorso o a casa, in base a quello che avete fatto, a quello che vi è successo, dove tenete i disinfettanti, dove, come per esempio durante il Cammino di Santiago, in ogni albergo c'è una cassetta del pronto soccorso dove ci sono vari disinfettanti. Comunque vi auguro che non succeda niente di tutto ciò. Potete anche portarvi con voi delle Steri-Strip, no? Da utilizzare in caso di una lesione, ma ricordatevi che la lesione prima va pulita bene, quindi dovete avere con voi dei disinfettanti. Io personalmente non li voglio con me, preferisco sciacquare la ferita per poi medicarmi una volta tornata a casa. E un'altra cosa che voglio sia chiaro, un altro concetto che devo trasmettere, che voglio trasmettere, è che non dipende dal materiale
che abbiamo dietro, quello che riusciamo a fare, ma da quello che sappiamo fare. Io personalmente, da infermiere, mi auguro che prima o poi diventi obbligatorio fare il corso del BLS, per esempio per prendere la patente, per prendere un qualsiasi brevetto da escursionista o qualsiasi altra cosa, perché è un corso molto facile, perché dura due pomeriggi, due mezze giornate, insomma, e può veramente salvare le vite. È un corso che viene organizzato dalla maggior parte delle associazioni tipo la Croce Rossa o le Fratellanze, insomma è un corso che costa anche abbastanza poco, perché sulle 60 euro a corso, e vi rilasciano un certificato che attesta che siete stati formati per il BLS. Poi c'è anche il BLSD, ci sono altre cose. Comunque è un corso che ha la validità di 2 anni, ma questo qui è solo per chi è del mestiere, perché sapere come si fa correttamente un massaggio cardiaco, sapere come si allunga quel periodo tra l'arresto respiratorio e l'arrivo dell'ambulanza può salvare la vita, può fare la differenza. Non guardate troppo a quello che vi portate dietro, ma ricordatevi che quello che vi portate dietro ce l'avete dentro la testa, quindi informatevi e fate questo corso BLS. Ok, e questa è la mia borsetta del pronto soccorso, del primo soccorso. Queste cose le porto sempre dietro con me. Vi ripeto, forse potete variare un pochino, potete aggiungere o togliere qualcosa, magari se me lo scrivete sotto nei commenti potete anche aiutare gli altri a creare la propria borsetta del primo soccorso. I farmaci è una cosa molto soggettiva. Per il resto, ragazzi, ripeto, cortisone ve l'ho mostrato, pensavo anche di toglierlo per non mostrarvelo per niente, perché è una cosa un pochino più specifica. Farò anche un video e parlerò dell'intramuscolo, perché è ampiamente sottovalutato, nel senso la maggior parte delle persone fa l'intramuscolo ma non sa cosa sta realmente facendo, non sa neanche i pericoli che sta correndo o che fa correre a chi subisce l'intramuscolo. Sono comunque delle tecniche infermieristiche invasive e bisogna sapere quello che si fa. Ora però voglio che mi dite la vostra, scrivetemi sotto nei commenti cosa fareste, come migliorereste questa borsetta, o com'è la vostra, che differenza c'è con la vostra. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Vi metto un altro video sulla sinistra che potrebbe interessarvi, al centro il pulsante che dovreste già aver premuto, e a destra ci sono i miei social, ma trovate tutto elencato nella descrizione del video con altri link utili sulla mia attrezzatura e tutto il resto. Vi ringrazio per la visione, a presto e ciao.